Siamo qui a Trieste, nei pressi di Piazza Ponte Rosso, per intervistare Riccardo Laterza, candidato sindaco della lista Adesso Trieste per le elezioni amministrative. C'è un problema innanzitutto che è di natura economica. Il comune può e deve fare molto più di quello che ha fatto negli ultimi anni per garantire che si insedino nuove produzioni industriali sostenibili, per fare in modo che nel sistema del mercato del lavoro vengano incentivate soluzioni non precarie che quindi garantiscano la giusta dignità a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. Un esempio concreto è la gestione del patrimonio pubblico. Noi per esempio pensiamo che Porto Vecchio debba diventare un'area produttiva al servizio della città. Pensiamo anche che il Comune possa stabilire delle nuove relazioni con le parti datoriali, con i commercianti, per esempio per incentivare produzione di qualità sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista sociale. Rispetto invece alla questione del crescente invecchiamento della popolazione, sicuramente anche un'organizzazione dei servizi su base territoriale, secondo le esigenze delle persone, è una priorità che andrebbe conseguita a partire dal rafforzamento per esempio delle microaree, che sono un'esperienza rilevante dal punto di vista internazionale che andrebbero potenziate. Adesso Trieste pensa che il turismo da incentivare sia quello lento, culturale, esperienziale, sportivo, quello effettivamente sostenibile e che lascia sul territorio delle ricadute economiche rilevanti. Basti pensare che un crocierista spende in media 5 euro al giorno, mentre invece un cicloturista, quindi un turista che si sposta in bici, ne spende 55. Da questo punto di vista un comune può fare molto, più che fare comunicati stampa per esaltarsi per risultati sulle presenze che non sono di fatto, non derivano dall'intervento del comune, potrebbe spendere la tassa di soggiorno investendo in infrastrutture sostenibili come per esempio le piste ciclabili che poi interessano tutta la cittadinanza e costruendo un vero e proprio piano industriale attorno al settore turistico, quindi appunto orientando l'intero settore verso forme di turismo più sostenibile che hanno ricadute più rilevanti per la città. Sicuramente a Trieste serve una base produttiva, non si può pensare che la città viva solo di terziario, solo di servizi che spesso incentivano il lavoro a basso costo. È necessario appunto ricostruire una base economica, in questo la dinamicità da un lato del porto e dall'altro del sistema della ricerca sono un'ottima leva, ma il Comune deve fare molto di più appunto per far dialogare questi due mondi e per fare in modo che si insedino nuove attività produttive anche in regime di Porto Franco, e su questo ovviamente il Comune ha l'obbligo, la necessità di pressare le istituzioni italiane e europee perché ci sia un pieno riconoscimento dell'allegato ottavo. Più in generale il Comune è un player fondamentale dal punto di vista dell'economia del territorio e per esempio con una diversa regolamentazione degli appalti può garantire che sia tutelato appunto il lavoro di qualità e sostenibile sia dal punto di vista sociale che ambientale. La Trieste del 2030 immaginata da Adesso Trieste è una città più a misura di persone. Abbiamo delle grandi crisi da affrontare a livello mondiale, penso alla crisi climatica, ma ovviamente anche agli effetti della pandemia sulla società, e in questo un governo locale può fare molto perché è vicino alle esigenze quotidiane e appunto ai bisogni delle persone nella loro vita quotidiana in città. Sicuramente Trieste, essendo un porto, peraltro un porto con un punto franco internazionale, deve restare una città aperta agli investimenti a livello mondiale, garantendo però appunto dei diritti che sono i diritti di base dei lavoratori e della tutela dell'ambiente, sui quali appunto un'istituzione a livello locale deve vigilare e deve pianificare in maniera efficace.